Avete intenzione di passare a FastWeb? Bene, ma prima dovete assolutamente guardare questo video. Come avrete sicuramente potuto vedere dal titolo e dall'introduzione, oggi parleremo della mia esperienza con FastWeb. Bene, partiamo da una piccola premessa. Io abito in mezzo al bosco, in una zona praticamente isolata, dove la connessione arriva di merda. Punto finito. Diciamo che, allora, da me non arriva la fibra, arriva una scarsa 20 mega, che poi non è mai 20 mega, anzi, e quindi qualunque operatore io possa scegliere in futuro andrà sicuramente così. Vabbè, ora iniziamo quindi con la mia storia con FastWeb. Quindi, quando è iniziata? È iniziata nel dicembre 2017 e praticamente io avevo un contratto con Alice, Kim, e mi hanno fatto questa proposta che era molto interessante perché mi offrivano ADSL 20 mega, telefonate e 12 mesi di PlayStation Plus, buono, a 24,90€ per 6 mesi, per poi passare a 29,90€ per sempre. Il tutto senza vincoli, senza nessuna penale, perfetto. Quindi niente, io ovviamente ho accettato, anche perché sarei andato a risparmiare parecchio rispetto a prima, e mi hanno registrato la voce appunto per farmi firmare, tra virgolette, questo contratto virtuale. Il tutto è andato molto bene all'inizio, connessione andava bene, ovviamente non ho mai preteso chissà che cosa, ma andava più che bene, e non ho mai avuto nessun problema, fino a qualche mese fa, quando ho iniziato a vedere, a riscontrare i primi problemi di connessione. Vedevo che la connessione era molto più lenta, sia in upload che in download, vedevo che comunque il modem faceva fatica a prendere, cioè, o meglio, il segnale mandato dal modem non arrivava in camera mia, che praticamente è nella stanza di fianco dove c'è il modem. Qualcosa non andava. E quindi ho iniziato ad informarmi, ho iniziato a vedere altre offerte, ho iniziato a cercare di capire cosa ci fosse di sbagliato, cosa non funzionasse in questa offerta, in questo servizio. Ovviamente ne ho parlato con mia mamma. Perché io sì, mi occupo in famiglia di questo, ma ovviamente non vivendo da solo, giustamente devo anche parlarne con chi vive con me, perché le decisioni si prendono sempre insieme. E cosa è successo? Mia mamma si è informata a sua volta, è andata a vedere le bollette che arrivavano. Stupidamente io non ho mai controllato effettivamente quanto fosse l'importo di ogni bolletta che arrivava, perché avevo l'addebito automatico sul conto, sapevo di pagare quei 24,90 fissi che poi sarebbero diventati 29,90 per sempre, e quindi non ci ho mai fatto caso, cioè tra tutte le varie spese che avevo dentro non ho mai controllato. Ecco, diciamo così, io ho sbagliato. Perché ho sbagliato? Perché mia mamma si è accorta che praticamente dopo i primi mesi l'addebito sul conto ha a tutti gli effetti perso il controllo. Praticamente siamo passati da 24,90 a 36,90, ma il fatto che non è mai stato 36,90 fisso, a volte era 40, a volte era 50, 60, 70, una cosa allucinante. Davvero la situazione era andata fuori controllo. Per poi avere un servizio che non andava, un servizio pessimo, perché ultimamente davvero era pessimo il servizio. Allora, ovviamente, ho chiamato servizio clienti per cercare di trovare una soluzione e capire cosa fosse successo. Magari stavo sbagliando io, quindi ci può stare. Ho chiamato e mi ha risposto una ragazza. Praticamente le ho raccontato la mia esperienza, quello che mi fosse successo. Le ho spiegato che inizialmente avevo un contratto di tot, che sarebbe diventato 29 per sempre. E lei mi ha risposto semplicemente dicendomi che il per sempre è relativo e che FastWeb può modificare a suo piacimento le condizioni del contratto. Bene, ottimo, perfetto. Non condivido questa cosa, ma vabbè. E ha aggiunto che FastWeb ha modificato quindi le condizioni di addebito del pagamento sul conto passando da addebito ogni 4 settimane ad addebito ogni mese e che quindi il contratto era passato da 29,90 a 36,90. A parte che se facciamo la proporzione c'è qualcosa che non va, è molto di più il 36,90 rispetto al 24,90 ogni 4 settimane, ma vabbè, in ogni caso non è mai stato 36,90, cioè sì, qualche volta ho pagato 36,90, ma il più delle volte la cifra era fuori controllo, e quando le ho raccontato questa cosa lei mi ha risposto dicendomi che la mia parola non valeva nulla contro la sua, perché lei davanti aveva un contratto e che quindi ciò che faceva fede era il contratto, quindi avevo torto in tutti i sensi. Al che ci ho pensato, ho detto scusatemi, ma io non ho firmato nessun contratto, cioè io ho fatto un contratto via telefono, quindi ci dovrebbe essere una registrazione con la mia voce, giusto? Quindi le ho chiesto questa registrazione e mi ha risposto di non averla. A sto punto ho fatto 2+2 e gli ho detto: mi scusi, lei ha davanti un contratto, no? Sì. Ha la mia firma su quel contratto? No. Ci sarà quindi una registrazione che rende autentico quel contratto? Sì. Ce l'ha? No. Quindi gli ho detto: quel contratto vale esattamente come la mia parola. Zero.
e quando l'ho detto questo mi ha riattaccato. Ok, sarà caduta la linea, no? Immagino. Nel pomeriggio ho richiamato e mi ha risposto un ragazzo. Chi è che mi sta chiamando? Praticamente gli ho raccontato la storia e lui subito ha iniziato ad attaccarmi, ma senza motivo. Ha iniziato a dirmi che comunque avevo torto, che tutto quello che dicevo non aveva valore, e poi mi ha detto: guardi che se lei ha pagato queste cifre non è perché Fasto aveva sbagliato, è perché lei era contenta di pagare quelle cifre e che quindi se le ha pagate ha voluto pagarle. Giusto, ma certo, perché stronzo io, giustamente, no? Perché infatti non è che le ho pagate perché ho l'addebito automatico sul conto, no? Le ho pagate perché volevo pagare di più apposta, cioè mi sembra giusto, no? Al di là di questa affermazione delirante che mi ha fatto, ho cercato di spiegare la situazione, ma solo per cercare di trovare un punto di incontro. Non gli ho chiesto nulla, semplicemente cercato di capire cosa fosse successo, di spiegarmi il come mai mi fossero state addebitate queste spese, anche perché non volevo continuare a pagarle, cioè non gli ho chiesto indietro nulla. E lui praticamente mi ha risposto dicendomi che potevo andare per avvocati, potevo fare causa Fasto, ma che in ogni caso non avrei mai ottenuto nulla, avrei sicuramente perso contro di loro. Minchia. Va bene, cioè io non gli ho detto nulla e lui mi ha risposto in questo modo. Allora gli ho detto semplicemente che io tratto molto spesso con dei clienti e io non mi sognerei mai di trattare così un cliente, perché non è un comportamento educato e rispettoso nei confronti del cliente. Quindi gli ho detto: adesso mi dica come posso fare la disdetta, perché la ringrazio per quello che mi ha detto, ma non ho voglia di continuare questo contratto. E mi ha appeso anche lui. Quindi così si è conclusa la mia esperienza con Fastweb. Il risultato è che io 5 minuti dopo ero in Vodafone a firmare un contratto con un altro operatore. Quindi, riassunto della storia: come è andata la mia esperienza con Fastweb? Malissimo, è stata pessima. Ma non mi riferisco tanto al servizio, che ovviamente in questa zona non posso pretendere chissà che cosa. Mi riferisco proprio al rapporto che c'è stato tra fornitore e cliente. Io penso che comunque alla base di ogni rapporto ci debba essere rispetto. Sia che si parli di un rapporto lavorativo, come in questo caso, sia che si parli di una relazione, di amicizia. E in questo caso quindi è proprio venuto a mancare il rispetto, ed è ciò che ha rovinato tutto. Sicuramente ci saremmo lasciati prima o poi io e Fastweb, perché sicuramente qualcuno mi avrebbe fatto un'offerta migliore di loro. Però ci saremmo lasciati in modo diverso. Saremmo comunque rimasti amici, mettiamola così. Cosa che invece non è successa in questo caso. Quindi, che dire, avete avuto anche voi esperienze negative o positive con Fastweb o con altri operatori? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E magari potremmo dare inizio ad una discussione che potrebbe aiutare tantissime persone che sono alla ricerca di un nuovo contratto, di una nuova offerta. Chi lo sa? Quindi io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a lasciare un mi piace sotto questo video e mi raccomando, chiunque abbiate davanti, non dimenticate mai di portarvi rispetto. Al prossimo video, ciao!